Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ovviamente il gioco ha ricevuto il suo update, come già ovviamente avevamo letto nelle notizie precedenti, e come potete vedere è stata introdotta la chiamiamola seconda parte della Hell House, dove per l'appunto sono stati aggiunti dei nuovi stage, dei nuovi ticket e ovviamente un'altra arma free to play, che in questo caso è quella di Red. Quindi Red ottiene un'ennesima arma free to play e quindi andiamo a vedere un po' nel dettaglio che cosa c'è da sottolineare oggi. Quindi nuove difficoltà inserite per quanto riguarda la Hell House. Infatti abbiamo nuove difficoltà che ovviamente includeranno anche la battaglia Crash, che potremo svolgere in tutta scioltezza, perché fortunatamente devo ancora provarla, ma comunque ho un Sephiroth capace di poter partecipare alle Crash sicuramente, quindi posso in un modo o nell'altro inserirmi almeno nella coop sicuramente. In quella singola vedremo. E con addirittura l'inserimento dei nuovi stage avremo comunque dei nuovi Victory Drove ticket, che sono ovviamente quelli dorati. Quindi classica struttura dell'evento Hunt, come l'abbiamo avuto per il Iron Giant e come l'abbiamo avuto per Sephiroth, stessa identica cosa. Questa volta però tramite i ticket dorati potremo ottenere un'arma esclusiva per quanto riguarda Red 13, ovvero la Hell House Collar, e ovviamente le memorie esclusive per quanto riguarda il personaggio di Red. Ecco qui il nuovo collare che ovviamente ci dà le informazioni dell'arma. Come abilità, come core ability, abbiamo Manara Breach Surge, dove praticamente abbiamo un 360% di danno non elementale magico a un singolo nemico, che abbassa slightly, quindi leggermente, la difesa nemica, la difesa magica nemica. Quindi altra arma che comunque ha overboost 10, perché vi ricordo che il danno di 360% è considerato ad overboost 10, quindi direi abbastanza bassino anche come danno in generale, e la capacità di poter abbassare la difesa magica. Refined ability principale con boost HP e secondaria, in questo caso sempre, se non mi ricordo male, physical defense, perché l'avevo vista, quindi dovrebbe essere physical defense, ed è esattamente come l'arma che abbiamo ottenuto per Barrett durante tutta la prima parte della Crash Battle. Quindi questa sarà l'arma che si potrà ottenere fino a 11 volte, quindi la prima copia più 10 overboost in totale, che si otterranno per l'appunto dai Gold Victory Draw e completando ovviamente alcune battaglie evento presenti all'interno di questo stage. Le copie ottenute in eccesso verranno convertite in overboost. Successivamente abbiamo la difficoltà più alta, ovvero la Crash Battle, quindi ci sarà la possibilità di poter completare le Crash Battle e successivamente al completamento della Crash Battle venire inseriti all'interno delle Frenzy Battle, che sono quelle che poi ci permetteranno di ottenere quelle famosissime 1000 gemme tramite il combattimento con il Cactuar e diciamo la nostra apparizione per quanto riguarda il completamento delle Crash Battle in questo caso. E, ovviamente riguardando le Frenzy Battle, appunto, è un evento che comunque verrà rilasciato successivamente, che darà comunque dei premi abbastanza lussureggianti in base, anzi mi viene da dire sempre lussureggianti, devo dire lussuosi, perché lussureggianti? Sono fissato con sta roba, ragazzi, non riesco veramente, con dei premi lussuosi che comunque potremo ottenere dopo il completamento della Crash Battle, quindi ci sta. E se si riesce a completare la Crash da 1, cioè se i giocatori che completeranno la Crash saranno da 1 a 99, avremo 300 Blue Crystal, da 100 a 299 500 e così via, fino a raggiungere i più 500 player con le ricompense di 1000 gemme blu.
ovviamente classico funzionamento delle battaglie Crash, quindi ovviamente inutile soffermarci troppo su questa notizia. Mentre invece la notizia che ho a cuore di comunicarvi e di darvi appunto in anteprima, ma diciamo di poco tempo effettivamente, perché comunque sarà annunciata a brevissimo, ovvero l'ufficializzazione della campagna dei 100 giorni. Questa sarà la campagna dei 100 giorni dal rilascio del gioco. Una campagna che comunque sia offre tanto. È una bella campagna molto generosa. Avevamo avuto già la campagna dei 77 giorni che tutto sommato non è stata male, perché tecnicamente non è stata male, ma questa credo che sia effettivamente a un buon livello. Infatti avremo praticamente delle pull giornaliere gratis da ovviamente 10 fino a 150 volte, quindi significa praticamente 15 giorni, quindi 2 settimane piene di free pull giornaliera ovviamente. Un gift che sarà il celebration gift, quindi un regalo che ci viene fatto direttamente dal gioco di 1500 cristalli, i login bonus che comunque ci permetteranno di ottenere fino ad un totale di 1500 blue crystal, mission draws che saranno per l'appunto delle missioni come quelle che stiamo facendo adesso per diciamo l'arrivo di Bahamut, quindi avremo la possibilità come nelle missioni giornaliere di accumulare ticket e quindi avremo fino a un massimo di 50. E poi la cosa che effettivamente puzza molto di personaggio nuovo sono i character specific draw tickets, che ce ne sono addirittura 100. È anche vero che tutto sommato, detta così, potrebbero essere anche 10 ticket per personaggio, se vogliamo dirla tutta. Però vi ricordo che quando è stato rilasciato Sephiroth erano stati introdotti i specific character ticket in base a quanti nodi eravamo riusciti a sbloccare nella sua diciamo nel suo pannello di growth, quindi nel suo pannello di crescita. Quindi più pannelli riuscivamo a sbloccare, più ticket ottenevamo del personaggio nuovo, per ottenere comunque una base per quanto riguarda le sue armi. Sinceramente parlando, questa cosa non mi stupirebbe se uscisse in concomitanza con Bahamut, perché con Bahamut potrebbe esserci il banner col nuovo personaggio, che io penso molto probabilmente sia Yuffie a questo punto, solo che diciamo rimarrebbe forse un pallino interrogativo per quanto riguarda il fuoco in questa Hell House. Perché sinceramente parlando, mettere un boss debole a ghiaccio e fuoco senza avere comunque un personaggio forte di fuoco, non lo so, mi sembra un po' strano, se devo dirla tutta. Non impossibile, perché comunque da Applibot sinceramente mi aspetto un po' di tutto, però non mettermi il personaggio fuoco magari tramite un secondo banner della Hell House, visto che comunque banner nuovi in questo caso non ne sono usciti, e mi puzza un po', e questi character specific ticket potrebbero effettivamente essere dei ticket indirizzati verso il nuovo personaggio, in modo tale da permetterci di ottenere comunque queste 10 pull in totale, perché sono appunto 10 pull, dove è possibile comunque ottenere magari qualche copia delle armi del nostro personaggio al di fuori del banner, quindi ci consentono comunque sia di avere una build minima, qualora ovviamente fossimo abbastanza fortunati, per poter utilizzare comunque il personaggio. Poi ovviamente se si cercano delle armi nello specifico, si va all'interno del banner, si setta la propria wishlist e da lì successivamente si riesce a fare praticamente quello che si vuole. Però diciamo che una base di 100 tickets secondo me non sono affatto male. Successivamente avremo anche la training campaign, perché giustamente viene portato anche il level cap al 65, quindi avremo diciamo un ulteriore sforzo da fare per livellare i nostri personaggi, e poi i banner classici, quelli che vengono sfruttati tramite le gemme comprate, dove avremo ovviamente
un'arma a garantita 5 stelle, almeno un'arma garantita 5 stelle all'interno di queste pullate, che saranno quelle classiche con le 3000 gemme rosse. Quindi già sappiamo benissimo quello che ci porta quello che ci porta Babbo Natale, ecco, chiamiamola così. Però devo dire che questa campagna è veramente tanta roba. 2 settimane di free pull, credo che sia comunque anche un buon momento per cominciare il gioco. Tra il personaggio nuovo, tra la campagna di allenamento, tutto quello che è possibile fare, questo sarà veramente un ottimo periodo per magari giocare, o chi magari ha mollato il gioco per l'ennesima volta potrà riprenderlo dopo ovviamente averlo quittato. È una manovra un po' particolare del gioco, la capisco anche perché devo ammettere l'affluenza su Ever Crisis è comunque diminuita rispetto ai mesi precedenti, dove c'è stato un grande fermento, festeggiati addirittura i milioni di download del gioco. Però i milioni di download del gioco non rispecchiano effettivamente i giocatori. Tramite la versione Steam e probabilmente tramite questa campagna il gioco sta cercando di riprendere un pochettino la situazione sotto controllo. Speriamo che ci riesca, perché ovviamente più giocatori vuol dire più ricompense, e più ricompense significa appunto goderselo un po' di più. Detto questo, non c'è altro che al momento devo dirvi. Queste sono le notizie principali su cui voglio focussarmi al momento. Ci vedremo poi successivamente in live per completare le crash, perché stavolta sarò io a carriarvi all'interno di questo evento, avendo Sephiroth comunque a disposizione. Cercherò anche di setappare una strategia in modo tale da poter permettere a tutti di poter partecipare senza troppa fatica, facendomi fare magari il lavoro grosso a me senza problemi, perché comunque stavolta posso carriare io, quindi mi accollo il carrying, come si suol dire, e quindi non ci saranno, spero non ci saranno problemi. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye.